giochi di calcio sono sulla strada della rovina oppure della rinascita? Passiamo in rassegna lo stato attuale dei titoli sportivi, ma prima di entrare in campo iscrivetevi al canale per supportare il club di EveryEye.it. Partiamo da Electronic Arts. Come dichiarato dai rappresentanti dell'azienda, ora il team di sviluppo può sperimentare e usare di più senza le restrizioni imposte dalla FIFA. Non dimentichiamo poi il database sontuoso con più di 19.000 calciatori, 700 squadre, una trentina di campionati e un centinaio di stadi su licenza o un Ultimate Team senza più distinzioni di genere. Una nuova versione della tecnologia HyperMotion V e tutte le altre novità saranno sufficienti per soddisfare le altissime aspettative dei fan della serie? Dalla nostra prova di FC 24, il primo titolo del post-FIFA prova a osare a tratti senza stravolgere il feeling che ha contraddistinto le opere calcistiche a marchio EA negli ultimi anni. Chiaramente dovremo provarlo più approfonditamente per emettere un giudizio definitivo a riguardo. Sulla situazione dello storico avversario di FIFA abbiamo scritto più volte negli ultimi due anni. Dopo una partenza disastrosa, il football sta ritrovando la via a colpi di aggiornamenti. Per dirvi, nel marzo 2023 ha tagliato il traguardo dei 600 milioni di download. Dell'attesissima Master League purtroppo non c'è ancora traccia, anche se le ultime indiscrezioni in rete parlano di una fantomatica beta a breve. Ma la versione 2.6 di Football 2023 porta in dote un paio di cosucce interessanti. La modalità co-op 3 contro 3 e nuove funzionalità per lo sviluppo dei giocatori. A livello di gameplay, Konami è sempre alla ricerca di un bilanciamento che stenta finora a trovare. Ogni aggiornamento modifica in modo più o meno significativo passaggi, stop, contrasti, colpi di testa, tiri e intelligenza artificiale, lasciando la sensazione che il team stia procedendo per tentativi. È innegabile che eFootball 2023 abbia compiuto dei notevoli passi in avanti per quanto riguarda la fisica. La palla rotola fra i ciuffi erbosi in modo più naturale e rimbalza meglio, mentre i contrasti e i falli appaiono più credibili e precisi rispetto al recente passato. I giochi di suola col pallone per sbilanciare un difensore sono spettacolari, così come certi stop e altri tocchi. Il lavoro incessante di Konami continua in attesa dell'imminente eFootball 2024 versione 3.0. Fra gli aspiranti al trono di miglior simulazione calcistica, UFL era uno dei titoli più accreditati del 2022. Purtroppo, il team di sviluppo ucraino Strikers ha dovuto rinviare il tutto a data da destinarsi, a causa del conflitto in corso. La software house capitanata da Eugeni Nashilov è al lavoro su questo titolo free-to-play sin dal lontano 2016 e Strikers sta aggiornando i suoi fan attraverso una serie di video diari periodici. Fra quelli pubblicati ce n'è uno dedicato al gameplay tratto da una versione alfa relativa allo scorso gennaio. Anche UFL utilizza l'Unreal Engine, ma le animazioni dei calciatori sembrano lontane dai livelli raggiunti finora da EA e Konami. Per quello che abbiamo potuto osservare, il titolo appare ancora un po' grezzo e si avverte la mancanza di fluidità nelle movenze dei giocatori. Anche l'intelligenza artificiale non sembra essere all'altezza delle produzioni più blasonate, mentre sono da verificare i contrasti fra gli avversari e le tipologie di tiri disponibili. Finte e giochetti con il pallone invece sembrano abbondare, così come la libertà nei movimenti. L'ultimo video pubblicato circa un mesetto fa era dedicato al matchmaking, che verrà gestito tramite un sofisticato algoritmo per avere sfide più equilibrate. Un altro calcistico che si pone come alternativa al solito duopolio EA-Konami è Goals, un progetto ideato da un campionissimo di Counter-Strike come Andreas Thorstensson, che ha fondato la startup svedese che sta realizzando il gioco. Un titolo che ai più nostalgici ricorderà il vecchio Goal, ma che non ha nulla a che spartire con il prodotto per Amiga. Si tratta di un free-to-play pensato per il crossplay e il gioco competitivo, con tanto di NFT, blockchain e una forte componente social. Puntare nel 2023 su criptovalute sembra alquanto azzardato, ma Thorstensson pare sapere il fatto suo. Dopo mesi di silenzio assoluto, Goals ha fatto di nuovo parlare di sé, ottenendo un round di finanziamento da 20 milioni di dollari. Il budget totale a disposizione degli sviluppatori è salito così a 39 milioni di dollari.
L'iniezione di fondi verrà utilizzata per potenziare l'organico del team e per accelerare lo sviluppo del gioco. Goals permetterà ai giocatori di costruire squadre in stile foot e di vendere i propri asset tramite un modello play and own. Il team punta a lanciare una versione basilare di Goals per poi migliorarla nel corso del tempo, insomma un early access in stile eFootball, per intenderci. Il clamoroso divorzio fra Electronic Arts e FIFA non sembra aver preoccupato più di tanto il massimo organismo del calcio mondiale. Come ha dichiarato il presidente italo-svizzero Gianni Infantino, un nuovo team di sviluppo è già al lavoro sul prossimo FIFA 25. Dopo un anno sabbatico, la serie ritornerà. La federazione ha promesso ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi, ma per ora è possibile fare solo delle congetture. Take-Two Interactive sembra la più accreditata a raccogliere testimoni di EA, avendo una ricca tradizione alle spalle e, nel suo portfolio, diversi collettivi che hanno realizzato ottimi titoli sportivi. Sony e Microsoft si sono cimentate in passato in ambito calcistico con risultati non propriamente esaltanti, come, ad esempio, la serie This is Football e Microsoft Soccer. Ci sembrano, insomma, soluzioni alquanto improbabili. Ubisoft un decennio fa aveva puntato molto sul calcio da strada con Pure Football, ma non era andata benissimo. All'appello mancherebbe solo Konami, ma dopo aver investito risorse e denaro nel progetto eFootball, ci sembra difficile ipotizzare un cambio di rotta in corsa per la casa di Tokyo. Ma come insegna il calciomercato, sognare sotto l'ombrellone non costa nulla.